boys. Pull up, pull up. Sono una bonza e presa pull up. Sexy gialle mi chiangherino. Yalla du gombia e datmi lo. I'm murder when we step in at the club. Select the domain of green at the soap. Music a bonza, lyrics by the tones of me high grass say from above. Me tell them mesh up to this animal blast lyrics. Mesh up to this pushing hands up for this. Yo, me nami is number one on the list. Mesh up the player, boom, oh yeah. No, 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 the moon ride. She love it, she's fine. On a bike, on a bike. Non-stop preferred engine to miss a red light at the stoplight. She know of free one, she need a ride. Moon goes fine, she need a ride. Since she want the man for call my ride, I ride. If I mean the mean, I don't mind. She know that my man is all untied. The way else she done, so I'm by. No man, the many girl in the club, so right. No man, no one say no man fight. She feeling bunny left, then right, right, left, then right. She feeling bunny left, then right, right, left, then right. We are the gyal in my party, killer. We know like a Viking. Drink the gyal in my wine, and I shan't no gyal look up the crow at a guy ting ting. Inna the soap and a guy shooting. Let me roll like a Viking ting. Let me roll, no need no licensing. Let me roll like a Viking gin, like a Viking gin, Viking gin. Let me baby roll like a Viking gin, Viking gin, Viking gin. Let me baby roll like a Viking gin, like a bop 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 bop. Let me baby roll like a Viking gin. Maybe we roll like a Viking jeans. Maybe we roll like a Viking jeans. Yeah, mash up with me, hey. Yeah, and all you men boys. I'ma blaze up to the day I die. Spit the shit out every tea, every lie. Everybody wanna dance with me. Stepping on my room in the corner still. We a groove to the morning break. Now we got banana and a sugar shake. Big small, bring it, it's up to the master block. Say let the gun fits with a well good rock. See me, I'm a pin, semi-swing. Ting, 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 like a tangling. I'ma climb my body with the problems gone. Drop my chest with the goddamn swan. See me rocking out on trouble style. Dance like chicken, fly tag, wild. Fly tag, oh no. To original food and party. Oh no. Hands out to them farming. Oh yeah. Benvenuti a Un Tè con Rosanna, siamo dei microfoni di Mitico Channel al Foggia Corner Village. Abbiamo cominciato in maniera diversa il nostro tè oggi e perché l'abbiamo cominciato con la musica. Presentiamo qui oggi con grande piacere i Mashup Loop. Buonasera. Ciao ragazzi, buonasera, benvenuti. E, conosciamoli di persona. Mashup Loop sono un duo musicale di beatboxer, artisti di strada, come amano loro definirsi, perché fanno dei live, e sono al secolo. Big Smo. Salve. E Mannaro. Ancora. Bene, siamo qui non solo per parlare della loro musica, ma anche per parlare oggi della loro ultima produzione, fatica stilistica, che è un libro di breve pubblicazione che si chiama Derivi e dirottamenti. Ma prima di parlare del libro, vogliamo sapere un po' qualcosa della loro vita e della loro musica, come si sono conosciuti e come mai sono arrivati fin qua. Chi di voi vuole cominciare a parlare, ragazzi? Michele. Vado io? Sì. Ci siamo conosciuti praticamente 10 anni fa, perché qui a Foggia la realtà musicale è molto ristretta, insomma ci sono pochi ragazzi che realmente lo fanno non per passione, ma più che altro per una questione di amore per la musica. Quindi ci siamo conosciuti molto tempo fa, però 3-4 anni fa ci siamo rincontrati. Lui viveva già a Roma, faceva street show,
Tornando a Foggia, praticamente mi ha chiamato dicendo: io vorrei fare una cosa diversa, una cosa nuova, portare il beatbox su un altro livello, perché il beatbox è quello che facciamo, cioè imitare i suoni della batteria con la bocca. Portandolo su un altro livello, avevamo intenzione appunto di aggiungere una chitarra e una voce che completasse la sezione ritmica con una cosa armonica e vocale. Bigsmo, allora, da quanti anni hai cominciato a fare beatbox? Allora, più o meno ho iniziato a fare beatbox quando avevo 12 anni, forse 11, 12-11 anni. Quindi davvero... Ormai sono 10-11 anni anche, più o meno, siamo lì. Sei un professionista del beatbox? Sì. Sì, 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 lui è abbastanza umile, ma è un grande, è stato anche campione di beatbox, lo dobbiamo dire, quindi è davvero molto molto bravo, ma ambedue li avete già sentiti e poi continueremo anche a sentire un altro pezzo. Bene, l'avventura a Roma, quando avete vissuto insieme, com'è andata? Non è stata semplice, diciamo che all'inizio magari c'era quella, diciamo, non so che, di essere contenti, siamo a Roma, che bello, siamo lontani dalla città, però piano piano poi ti riscontri nella realtà che è difficile vivere ovunque sei da solo, oppure magari a Foggia se sei da solo è difficile vivere. E vivere con Michele, diciamo che è stato abbastanza tragico all'inizio, però piano piano abbiamo capito come condividere bene tutti i nostri spazi e le nostre... E oggi siete una coppia affiatata. Sì, sì, sì. Affiatata da un punto di vista umano, ma anche musicale. No, musicale, ci ha tenuto a precisarlo. Sì, sì, forse è stata proprio questa esperienza del vivere insieme, del trascorrere del tempo nella stessa casa, che ci ha, come dire, unificato nel rapporto, perché diciamo, vivere separati per tutte le band che comunque hanno un'esperienza in cui magari si vedono dopo il lavoro e si fanno la suonata, diciamo, possono essere definiti dopo lavoristi. Invece il fatto che noi ci abbiamo creduto da subito, puntando il tutto per tutto su questo progetto, ha fatto sì che poi nell'arco del tempo ci affiatassimo e diventassimo più uniti, insomma. Bene. Come nascono i vostri pezzi? Come nascono? Nascono dall'ascolto di numerosi brani. Il nostro nome è Mashup Loop, appunto, che significa mischiare e ripetere. Nasce dal fatto che a noi piace mischiare più generi, infatti dedicandoci a volte più sulla dancehall, a volte più sulla musica techno, a volte sulla musica drum and bass, che sono tutte derivazioni della musica elettronica riportate in acustico grazie a questa tecnica del beatbox. Quanti pezzi preparate solitamente? Quanto ci lavorate? Ci lavoriamo tanto, diciamo che più o meno facciamo 6 ore al giorno di prove. Quindi sono parecchie durante la settimana. E nel repertorio base del live abbiamo 105-110 pezzi. È tanto. Sì, 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 sono tanti. Allora, vogliamo parlare del vostro libro? Siamo pronti a presentare Derive e Dirottamenti. Il libro dei mashup loop di questi due splendidi musicisti, permettetemi di dirlo, che... nasce dal tour che Mannaro e Bigsmo hanno fatto per far conoscere la loro musica. Nel libro protagonista insieme a loro è una terza persona che era un altro artista che li accompagnava. In questo libro, che rappresenta il loro viaggio, il viaggio non è semplicemente il tour che fanno attraverso varie mete italiane, ma poi partendo dalla Puglia, dal Salento, ma poi per arrivare in Europa a Tolmin, all'Overjam Festival Reggae, Dresda, Berlino, Vienna anche. Il tour, dicevo leggendo il libro, ho verificato che è anche un viaggio di formazione, un viaggio di maturazione umana, perché attraverso le loro avventure e disavventure, che saranno davvero tante e anche abbastanza ironiche e divertenti nel leggerlo, si formano come musicisti sicuramente, ma anche come esseri umani, tanto che mi hanno fatto pensare al viaggio sentimentale di Lauren Stern. Allora, il coprotagonista di questi due ragazzi nel libro è il loro camper. Il camper chiamato da loro City Bang Bang o Luma Car. C'è un motivo per cui si chiama Luma Car, no? Un camper vecchio di 25 anni che non riesce ad andare più di 70 all'ora, praticamente, provocandovi una serie di
derive, perché il testo appunto derive dirottamente indica proprio delle derive, ecco, dillo tu, sì, dillo tu. Delle direzioni erratiche. Delle direzioni, e le derive sono state rappresentate anche forse da questi... questi spostamenti voluti o meno, fermate volute o meno, imposte dall'uso del camper. È un viaggio lungo che vi consente di conoscere tanti, una famiglia di umanità varia. Ci volete parlare di qualcuno di loro? Sì, abbiamo incontrato numerosi personaggi durante il nostro tour di 64 giorni, fatto con più di 12.000 chilometri, quindi immaginate 70 all'ora, 12.000 chilometri, si fanno in un bel po' di tempo. Ovviamente la tipologia di persone che abbiamo incontrato è stata decisamente varia, a partire da ragazzi che magari si potevano fermare così casualmente a godersi il nostro street show, che sarebbe appunto la performance che noi avevamo live per strada, a gente che magari abbiamo incontrato nei centri sociali, negli House Project di Berlino, che ci hanno decisamente segnato. Ad esempio, uno dei più, come dire, sentiti di cui abbiamo parlato si chiama Orr, cioè un ragazzo palestinese che veramente, a confronto di qualsiasi tipo di ragazzo che potete conoscere qui da queste parti, ha un vissuto forse di un sessantenne praticamente. Fatti. Un ragazzo che è stato addirittura bastonato dalla polizia, ha delle lesioni sulla colonna vertebrale, cicatrici, cioè, evidenti. Cicatrici evidenti, eppure sempre un ragazzo molto sorridente, un ragazzo solare, un ragazzo che ha sempre la risposta pronta con simpatia e non con il peso della vita che magari può emergere dal suo volto. Anzi, diciamo che è una di quelle persone che forse è più riuscita a interiorizzare il suo vissuto e dal quale noi ovviamente ci ispiriamo. E Big Smo, dalla lettura del vostro libro appaiono i tratti caratteristici di ognuno di voi. Michele Mannaro è il sognatore, e tu invece sei la persona quella più forte, pragmatica, quella sulla quale si può fare affidamento. Ma ho notato leggendolo che sei anche quello che si interessa di natura, di fauna, di botanica. Hai questa passione? Nella vita reale sì, ho abbastanza questa passione della biologia, di queste cose qua. Però comunque nel libro è stato alterato. È stato un po' alterato come concetto, però... Siamo stati più che altro caricaturati. È stato più per trovare un termine adatto al personaggio. Certo, anche perché diciamo il libro rappresenta un viaggio realmente svolto, ma romanzato. E quindi ci sono degli elementi che hanno caricato il vostro modo reale di essere. Io direi qualche parola sullo stile di questo libro, che mi ha colpito tanto, che consiglio ovviamente a tutti di leggere. Innanzitutto è un libro che può leggere un adulto, ma chiaramente è ancora più appetibile per i giovani, che apprezzano moltissimo il vostro genere musicale e che ritroveranno la freschezza, la scioltezza, uno stile molto, molto lineare, godibile, ironico, divertente a tratti, ma sicuramente, ho notato, siete stati davvero... davvero esperti in questo, uno stile forbito nel quale si mescolano tutte le componenti dei vostri pensieri, ma sicuramente della vostra cultura personale. Ci sono citazioni e richiami ai Bohemian, alla Beat Generation americana, dicevo appunto al viaggio sentimentale di Lawrence Stern, ma anche oltre alla botanica di cui si occupa per passione appunto Big Smo, ci sono riferimenti all'antropologia, alle scienze umane, alla psicologia, ed è un testo che davvero sorprende perché siete giovanissimi, e sorprende leggere una prosa così dettagliata, così anche così profonda. Quindi c'è sostanzialmente un dettaglio in questo, ovvero chi ci ha aiutato realmente a scrivere questo libro? Vabbè, chi lo leggerà arriverà
alla conoscenza del fatto che il nostro ghostwriter, infatti il titolo del nostro sarebbe la musica, cioè la musica che ha guidato la nostra penna nel poter esprimere al 100% quello che realmente volevamo comunicare alle persone, cioè questo disagio generazionale che va avanti, come dire, per inerzia, cercando anche di trovare il modo di seguire i propri sogni, ma alla fine viene sempre appunto deviato da delle derive, insomma, da delle derive e dei dirottamenti che alla fine ti portano in tutt'altra direzione. Il nostro messaggio in fin dei conti è questo: uno il suo percorso lo può fare in qualsiasi direzione, ma si troverà sempre delle difficoltà davanti che dovrà risolvere. Questo fa sì che formi la persona, quindi la vera formazione viene dal viaggio e non dal semplice studio di una cosa, perché alla fine se noi fossimo rimasti qui a Foggia, perché noi siamo entrambi foggiani, se fossimo rimasti qui a Foggia probabilmente saremmo rimasti legati alla realtà di questo posto, che è una realtà molto stretta per chi in realtà ha voglia di emergere in questo ambito. Poi probabilmente vuole fare in molti musica. Probabilmente in molti altri ambiti si riscontrano anche gli stessi problemi, però in particolar modo nella musica, in quanto, sai, oggi se uno dice che lavoro fai, faccio il musicista, la seconda domanda è automaticamente sì, ma di lavoro proprio che cosa fai? Questo per me per Biggie è veramente una mortificazione, perché come dicevo prima noi passiamo praticamente 6 ore al giorno nei momenti, diciamo, dove abbiamo più tranquillità, altrimenti anche di più, a fare delle prove per mettere su lo spettacolo che stiamo facendo. Abbiamo tanti progetti, come ad esempio quello di arrivare nei teatri, e questa sarà una cosa che probabilmente riusciremo a realizzare l'anno prossimo. Nel frattempo stiamo mettendo su questo repertorio enorme di mashup, appunto, perché il mashup sarebbe il mischiare più canzoni una all'altra, e infine di proporre i nostri inediti. Infatti su YouTube potete trovare il nostro primo inedito, che si intitola Siamo arrivati fin qua, e che è stato prodotto tramite grazie anche a Iten, frutto del tour. Sì, è stato un pochettino la ciliegina sulla torta, ciò che ci mancava per esprimere effettivamente con quello che facciamo il nostro tour, cioè in musica. Quindi dovevamo assolutamente creare qualcosa di inedito che permettesse di chiudere questo circolo. Tra derive e dirottamenti che sicuramente non sono stati negativi nella vostra vita, ma lo abbiamo detto fino adesso, formativi e quindi di maturazione, siete arrivati fin qua. Ma ci volete parlare un po' dei vostri progetti? Io so che state presentando il vostro libro, state facendo concerti. Quali sono le date, le tappe delle vostre prossime... i prossimi concerti? Michele, te li ricordi? Michele. Sì. Allora, abbiamo la data del 2 dicembre a Foggia. Foggia al Free Time. Poi abbiamo settimana prossima 9 abbiamo dicembre. Abbiamo una data al Replay, la discoteca Foggia, che è sempre qui a Foggia. Il 17 sempre a Foggia, poi abbiamo il 20, il 21, il 23. Il 22 siamo a Barletta, insomma siamo in giro, magari se seguono i nostri social. Sicuramente sui social possono aver modo di seguirvi e di sapere dove venirvi a vedere. Sì. E poi so che questo libro lo state promuovendo anche nelle scuole. Infatti il 20, per arrivare proprio a tutti i ragazzi. Il 20 dicembre cominceremo questa avventura nelle scuole con i ragazzini della Bovio, insomma, con queste nuove leve della società, che speriamo, insomma, di lasciare un'emozione, in quanto, insomma, quello che facciamo è qualcosa di abbastanza particolare. L'esperienza nelle scuole, appunto, è qualcosa che serve ispirare sia loro che noi, in quanto, appunto, dare uno sguardo sempre alla nuova generazione che sta crescendo è anche un modo per tenere un occhio puntato al futuro e capire quali sono anche le esigenze di future di queste persone, insomma. E anche come cambiano le idee, il modo di vedere, perché voi poi rispecchiate il mondo nel quale vivete sicuramente, non siete solo voi, ma attraverso la vostra musica parlate anche di noi sicuramente. E allora io vorrei che voi poteste donarci un altro pezzo. Rinnovo l'invito a leggere Derive e Dirottamenti. Dove si può acquistare? A Foggia alla Mondadori in via Oberdan, o comunque su internet, su tutte le piattaforme degli store di Feltrinelli, Mondadori, Amazon, IBS.
tutti gli store online più o quindi meno. Non ci sono scuse, lo troviamo dappertutto, leggiamo derive di rottamenti perché ne vale veramente la pena. È anche un ottimo regalo di Natale. Ed è un ottimo regalo di Natale, ma perché no, anche per San Valentino, per tutte le ricorrenze. Io sono, voi lo sapete, una vostra sponsor perché mi è piaciuto tanto, per cui quindi sono una fan di questo genere musicale, ma anche di questa opera che avete appena scritto, per cui ringraziamo i Mashup Loop, auguriamo loro davvero tanta fortuna nella loro vita di musicisti, perché sono dei musicisti davvero di talento, e vi lasciamo in loro compagnia con un loro pezzo musicale, dandovi appuntamento al prossimo Tè con Rosanna. Dal Foggia Village con Arte è tutto, arrivederci alla prossima puntata. Ci sei? Vai. 2, 3, 4. So once so them a talk and all gal say yeah, she let them murder, yeah she let them murder. So once so them a talk and all gal say yeah, she let them murder. Pussy. Got a fears ago, anywhere me go ja pussy women a cheese ago brimta nastya na open a cheese then ja for a leak then ja for a cheese ja jama ne maliko ni mu be rockin' a cheese ago ja don building am cop don fields ado a we are the call it then call am raise ado bakle man ne mawati ni embrace ado pussy wild. Tell me where you run at. Hope I zoom to go now. One to get mad at. My family, we see not a bad at. Don't charm for you like a grabber. Fancy wild. Tell me where you run at. Hope I zoom to go now. One to get mad at. Jump twister, we see not a bad at. Don't charm for you like a grabber. Girl, them skillachi. Shana pan, some give it to, some give it to, some give it to a guest. 5,000,014 at the shorty. Oh my guess, baby girl, oh my guess, Shana pulses. Well, I'm on the waiting time. All I wanna be keeping you warm. I got the right temperature, fish it, are you from the sun? All I gotta get the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh. Take a silly girl in the cove and a door from your door and I want this performer. How my mama remember the day you want to make a film, make him the palia. Chopped up on the lambda, east on the fee stone of free banana. A bit on it, Jamaica, but get to tell you like a sana. Well, I'm on the waiting time, all I wanna be keeping you warm. I got the right temperature, fish it on you from the storm. All I gotta get the right that takes you, turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. A beam left. Love sister in my house, heart on you, never know. Breaking me down, just keep it low. Breaking me down these days. Is that a tactic everywhere that I go? They won't leave me alone, just things they all wanna know. I'm paranoid about the people like me. I don't care any to see, and why can anyone see? I just wanna love. Don't really care about it, take what you say. Wanna be the papa, you can be the mom. Oh oh, I'm sexy lady, wanna come with us. In the bar with us, then I want with us. In the club, the one who flex with us. The girl get with us, the game flex with us. For me to my bird, talk now my flame. Gotta call my name and it's my fame. Gotta eat some good, don't tell him on. Till the element, just turn me on. Just turn me on, till the element. It's all good, just turn me on. And shake that thing, miss. Can I gonna shake that thing, miss? Annabella, shake that. Yo, Dana Dana, Jody or Rebecca. Mashup Loop in the place.